In questo video entro in Serenis, un centro medico e startup che offre percorsi per il benessere mentale e terapia online. Come sapete, su questo canale ho già parlato di terapia, perché io stesso ci sono andato. Perché so queste cose perché me le ha dette la psicologa. Ho fatto, devo dire, 4 mesetti di una volta a settimana costante, poi ho smesso di essere costante perché non ce n'era un particolare bisogno. E penso che sia molto utile, anche se tutt'oggi c'è ancora un bel po' di stigma al riguardo. In questo video scopro cosa significa essere un'azienda che si occupa di aiutare le persone a fare terapia online, a rendere più accessibile la terapia e combattere questo stigma. E in generale, essendo un video imbucato da, cercherò di capire come si lavora in Serenis e come ha fatto a crescere questa azienda, percorrendo anche le storie di successo di Daniele e Silvia, i due fondatori dell'azienda. Daniele ha fatto un percorso che sulla carta sembra molto classico. Ha studiato economia, dopodiché è andato in consulenza, un passaggio molto comune degli studenti di economia. Mi hanno sponsorizzato un MBA a Singapore, che era un po' il motivo per cui sono andato in consulenza. Cioè, dopo un po' di anni in consulenza, è passato a lavorare in azienda. Insomma, l'iter classico della consulenza. Eppure, nonostante sembri un passaggio segnato, in realtà Daniele ha avuto l'occasione di fare ben due esperienze imprenditoriali, fondando NEN in A2A. E dopo circa 2 anni in cui NEN è andata molto molto bene, ha fatto sì che Poste Italiane si accorgesse della nostra esistenza e ci ha detto: ma perché non venite a fare Poste Energia? E lanciando Poste Energia in Poste Italiane. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Alla grande, tu? Tutto bene. Guardate che l'hai messa in ordine solo per oggi. Sì, era tipo un disastro prima. Cosa è successo fuori da Poste Energia? È successo che ho conosciuto Silvia, la mia co-founder attuale, che stava cominciando a lavorare a Serenis. Nello stesso tempo io personalmente avevo cominciato a capire cos'era la psicoterapia, proprio perché nel lavoro in cui ero non mi svegliavo la mattina con voglia di fare, cioè c'era tipo qualcosa che non mi tornava. E quindi arriva Silvia e mi dice: ah, vorrei fare sta roba. Io allo stesso tempo pensavo: cavolo, comunque quando sono andato a fare psicoterapia c'era un sacco di robe incomprensibili che non si capivano, non c'era un posto dove ti potevi prenotare un click come fai adesso quando ti prenoti, certo, un meeting eccetera. Quindi ho detto: vabbè, facciamolo. È un'ottima idea, esatto. E quindi ho salutato Poste e ho cofondato Serenis. Una volta che apri due startup per un'altra azienda, dici: magari adesso ho le potenzialità di farlo da solo. Bravo. Qual è la differenza tra dover aprire una startup per un'azienda e aprire una startup per i cavoli vostri? Allora, la prima differenza sono i soldi, nel senso, certo, che nel secondo caso devi cercarli, devi essere molto ossessivo su quando finiscono, quando stanno per finire, dove li metti e così via, mentre le aziende grosse hanno un po' più di tolleranza, diciamo, sì, che puoi sbagliare molto più. Ti vedranno un altro po'. Extra budget se non hai la cassa. Non esiste. Arrivato al centro medico Serenis. Buongiorno. Silvia invece ha studiato in Bocconi, tra l'altro insieme al mio socio Michele. Ma mi può dire qualcosa che non so su Michele? Protetto da segreto universitario. Segreto universitario. Non è andata in consulenza, ma è andata subito all'estero a lavorare per Rocket Internet, uno dei più importanti incubatori di startup al mondo. Dopodiché col marito è tornata in Italia e ha fondato Pronto Pro, la sua prima startup, che in pochi anni è cresciuta tantissimo e l'ha venduta, realizzando la sua prima exit. L'idea di Serenis viene proprio da Silvia, che una volta fatta l'exit con Pronto Pro voleva farsi un periodo sabbatico dove si riposava. Invece non ha potuto resistere alla tentazione di iniziare un nuovo percorso una volta identificato una necessità nel mercato, alla quale avrebbe potuto rispondere appunto con l'azienda che adesso è Serenis. Così ha fondato Serenis e qualche mese dopo ha chiamato Daniele come suo cofondatore. Insomma, entrambi hanno due curriculum di eccellenza e hanno dimostrato di poter fare azienda da soli, per cui trovare gli investitori per far partire e far crescere Serenis non è stato così difficile. Siamo andati in giro con un PowerPoint, ma a differenza del primo giro, dove non mi aveva praticamente considerato nessuno, a questo giro abbiamo fatto il fundraising in una settimana, che è stata una cosa che a me ha stupito tantissimo. Il primo giro era Pronto Pro, e chiaramente la prima startup è difficile che ti diano un milione. Il primo giro ci abbiamo messo 80 pitch, abbiamo messo 8 mesi, il secondo giro una settimana. Alla prossima ci metterai 7 ore. In una settimana siete riusciti, diciamo, a fare il seed round. Sì, anzi, pre-seed, Family and Friends, sì. Però da 1 milione, abbastanza cospicuo per essere un pre-seed, sì, rispetto alle altre startup. Quindi. Ok, ma quindi cos'è Serenis? È più o meno 3 cose. La prima è una piattaforma tecnologica su cui migliaia di pazienti e centinaia di terapeuti ogni giorno fanno psicoterapia. Cosa vuol dire? Che li gestisce dalla prenotazione fino alla fatturazione, tutto quello che gli serve per fare il loro lavoro. Loro si devono solo preoccupare di sedersi e fare psicoterapia. La seconda cosa è un gruppo di 700 professionisti, tutti psicoterapeuti, tutti selezionati in tutta Italia, che lavorano tutti i giorni. E la terza cosa, che è Serenis, è anche un centro medico, quindi è una struttura sanitaria che gestisce tutti questi processi e eroga prestazioni sanitarie, che vuol dire che deve assicurarsi la qualità di quello che c'è sopra, che deve assicurarsi che i processi siano fatti in un certo modo e che è responsabile in primis del servizio. Ora, dato che anch'io ho la mia piccola azienda, questa volta posso fare domande un pochino più puntuali, e una cosa che veramente mi premeva era: ok, avete aperto una startup, avete iniziato Serenis, quali sono i primi passi
passaggi da fare, quali sono le prime cose da mettere in piedi per creare una startup? La prima cosa sono le persone, cercare le persone, un po' cercare di capire dove devi essere tra 6 mesi e che persone ti servono per arrivare in qualsiasi pezzetto. La seconda cosa da fare sono poi mettere insieme tutti i pezzi che ti servono, che tipicamente sono sistemi e processi, perché poi tutto quello che è poi il marketing, quelle altre robe arrivano dopo. Tu all'inizio devi avere una macchina che funziona. Sì, sì. Primissimi processi, la cosa più critica è stato come porti dentro i professionisti dentro la piattaforma. Certo, cioè okay. I psicoterapeuti. Esatto, gli psicoterapeuti. Tutto il tema di come li selezioni, dove li trovi, come li contrattualizzi, come li paghi e anche come li attrai all'inizio, cioè come, soprattutto se non sei nessuno, no? E quello è stato uno dei primi processi più critici che abbiamo dovuto fare, rifare, rifare ancora, risistemare. All'inizio pagavamo un fisso, per esempio, perché come Uber, no? Tu hai bisogno sia dei tassisti che dei clienti. Prima hai bisogno dei tassisti e certo. Tassisti senza clienti stanno là e ti dicono allora me ne vado. Quindi tutte queste investimento iniziale per assicurarti di avere una massa critica dei psicoterapeuti, poi arriva ai clienti che esatto. A quel punto. Le prime persone che abbiamo assunto sono gente che fa, quindi gli ingegneri, okay. Software engineer. Interno, la sì, parte sì. Tech. Le prime 3 persone, 4 sono state ingegneri, designer e qualcuno che guardava i dati. Poi una persona di operations. Ora quanti siete? Ora siamo circa 30, una trentina di persone, più di 700 psicoterapeuti e psicoterapeute. Che poi uno dice il team sono 30, però poi ne hai 700 che lavorano esatto. Insieme tutti i giorni. Sono comunque in gergo stakeholder, no? Sì, cioè sì. Persone che fanno parte dell'azienda in un certo senso. Assolutamente. Dopodiché sono salito in macchina con Silvia che mi ha accompagnato al C30, il coworking dove alcune persone che lavorano a Serenis si incontrano in ufficio. Mentre andavamo in ufficio però ho fatto un altro paio di domande a Silvia. In particolare, se lei aveva già fondato Pronto Pro col marito, mentre lei fondava Serenis, lui che faceva? Io i cavoli miei non me li voglio fare. Tuo marito invece l'hanno saputo cosa l'ha fatto oppure no? No, perché io sono stata più veloce di lui, quindi nel momento in cui ho deciso di lanciare Serenis, è stato a casa e ha fatto il papà per un anno, lasciandomi la possibilità effettivamente di lanciare Serenis. Ed è una cosa molto bella perché effettivamente tutti pensano, ah Silvia tu sei riuscita a fare un figlio mentre lanciavi Serenis, sei una super donna. In realtà no, cioè non esistono super donne, cioè tu riesci a fare quello che riesci a fare, qualcosa, cioè quando scegli lanciare un'azienda probabilmente non riesci a essere no, la mamma full time presente, è una scelta, quindi devi avere degli aiuti. In questo caso Marco è stato molto supportive. Un'altra cosa che mi premeva capire, più per me stesso in realtà che per il video, era capire come ha fatto a fare le prime assunzioni. Più passatempo più mi rendo conto che un'azienda deve il suo successo alle assunzioni che riescono a fare fondatori all'inizio specialmente, perché poi sono proprio le persone al suo interno che ne determinano se l'azienda va bene o se l'azienda va male. Per cui ho chiesto a Silvia come ha fatto ad assumere le prime persone. Quando si è all'inizio, le prime persone che prendi sono quelle che effettivamente potrebbero fare di questa startup una startup di successo o meno. E la cosa peggiore è quando prendi la persona sbagliata, perché non è il fatto di aver sbagliato, ma il problema è che questa persona poi non è che arriva e capisci subito ho preso la persona sbagliata, no? Quindi ci metti un po' di mesi per capire e poi magari questa persona non va bene e quindi hai perso tantissimi mesi che per una startup sono vitali. E quindi sono molto contenta e orgogliosa di dire che abbiamo trovato le persone giuste. E le prime che abbiamo preso, tra l'altro, avevano anche lavorato con me precedentemente, quindi le conoscevo veramente molto molto bene. Innanzitutto il fatto proprio di voler lavorare per qualcosa in cui credono. E poi ovviamente le competenze, che quando si è così all'inizio hai bisogno di competenze molto orizzontali, perché non hai modo di avere tante persone. E poi ovviamente devi essere un po' un imprenditore, cioè tutte le persone che si uniscono a una startup all'inizio sono un po' imprenditori loro, sanno che non hai una job description, no sì, ma proprio non hai una job description, cioè devi un po' ingegnarti, devi molto spesso anche fare delle scelte veloci sulla base di poche informazioni, devi ragionare in maniera anche molto aperta, quindi il test, per noi i test sono fondamentali, perché quando tu fai qualcosa di innovativo non sai come le cose vanno fatte, no? Quindi l'unico modo per trovare la quadra è testare. Quindi noi abbiamo il nostro KPI interno, che è proprio la velocità con cui si fanno le cose. Quindi, arrivato al coworking al C30, ho incontrato una parte del team che lavora là e li ho incontrati proprio nel momento in cui stavano facendo l'unica call settimanale in cui ci sono tutti quanti, per cui non li ho disturbati. E dopodiché ho parlato con Serena, CFO di Serenis, Chief Financial Officer. È un termine da startup. Tutte le persone che intervisterò avranno il loro titolo in inglese, che è un gergo da startup. Non rompete se sono parole in inglese. È gergo aziendale, è il gergo aziendale inglese. A Serena ho chiesto un po' com'è la giornata tipo in Serenis e di preciso quali strumenti utilizzano in azienda e com'è strutturato il lavoro. Chi fa cosa? Siamo con Serena. Di cosa ti occupi qua? Allora, io in Serenis sono CFO, quindi mi occupo di tutta la parte finanziaria, amministrativa, legale, e collaboro molto con tutti gli altri team. CFO, ti occupi di capire quando siete accorto di soldi? Esatto. Quando sei entrata? Sono entrata pochi mesi fa. Com'è la giornata tipo qua in Serenis? Non c'è una vera e propria giornata tipo, soprattutto per me. Ed è
un po' il bello, no? Di lavorare per una startup. Però è ovvio che lavorando da remoto, la maggior parte di tutti noi devi avere necessariamente canali di comunicazione, una struttura comunicativa per essere sempre tutti allineati. Quindi comunque ci sono dei giorni un po' più tipo meeting di team, meeting dove c'è tutta l'azienda, quindi magari un all hands. Un all cosa? All hands. Che vuol dire? Tutte le mani. Tutte le mani, esatto. Okay. Un meeting con tutta l'azienda. Perché siete in 30 adesso, dicevi? Sì. E siete da remoto? Sì. Come gestite il fatto che siete da remoto? È importante la comunicazione, lo è sempre, però quando sei da remoto spesso alcune cose possono scappare, no? E quindi fare stand up meeting, sempre un altro tipico nomenclatura da startup. Esatto. Cos'è uno stand up meeting? È un meeting che di solito si fa al mattino come prima cosa, lo si fa nei team, soprattutto marketing, ingegneria o prodotto, per fare l'allineamento su ogni persona, su che cosa sta lavorando e su che cosa si concentra in quella giornata. Okay. E lo fate sempre tutti e 30 lo stand up? No, sono divisi per team. Ok, dicevamo, quindi la giornata tipo fate tutta una serie di riunioni con lo scopo di allinearvi su tutto. E cosa si fa generalmente? Allora, non si fanno tutti i giorni sicuramente, okay. Quindi per esempio lo lens di cui ti parlavo prima si fa una volta a settimana, che è quello che avete fatto, esatto, no? Poco fa, che dura circa un'ora e mezza. Poi per esempio ci sono anche meeting one to one, quindi che fai con il tuo responsabile. Altra cosa importante soprattutto per una startup tecnologica sono le retrospettive, soprattutto per la parte di ingegneria. Che vuol dire? Tipo in questo periodo di cosa vi state occupando? Quali sono le sfide in corso? È stato da poco rilasciato il diario e quindi quella è stata una sfida anche tecnologica, quindi di dare la possibilità ai nostri pazienti e utenti di poter scrivere il diario, quindi con tantissime emozioni, certo. Quindi una lunga lista di emozioni che durante la giornata o la settimana tu hai provato. Una cosa a cui teniamo, perché ovviamente stare da remoto poi ti fa avere l'esigenza di stare anche in presenza, quindi una volta al mese cerchiamo di organizzare una birra tutti insieme dopo il lavoro e una volta ogni trimestre facciamo una sorta di offsite, di solito alla fine del trimestre, per andare a discutere i numeri e i target raggiunti durante quel trimestre e andare a lavorare sugli obiettivi del trimestre successivo. Okay. E questo lo si fa in persona. Senti, allora, parlami un po' di te. Quindi tu sei entrata in una startup, si può dire. E prima cosa facevi? Prima facevo più o meno lo stesso lavoro, sempre in ambito finance, per una startup nata in Silicon Valley. Si occupava di training online. E cosa hai studiato? Ho studiato economia. Tu ti occupi della parte finance? Sì. Invece l'azienda in sé per sé che settori ha? Com'è divisa? Allora, ci sono diversi dipartimenti, ovviamente. Il dipartimento marketing, che include anche vendite e partnership, e quindi si occupa effettivamente di rendere sempre più grande il brand Serenis, in particolare sul territorio nazionale, e acquisire nuovi pazienti o terapeuti. Poi c'è il team di ingegneria di prodotto, che si occupa prettamente della parte tecnica, sviluppano nuove feature. E poi il team di operation, che è il team che si occupa effettivamente di rendere sempre più efficiente una macchina che sta crescendo e di dare supporto ai pazienti e ai terapeuti. A proposito di operation, ho parlato con Virginia, niente papo di meno che head of operation, cioè responsabile delle operation. Di Serenis, per andare avanti ha bisogno di terapeuti, ha bisogno di pazienti, e le operations sono proprio quelle che gestiscono questi ingranaggi di Serenis. Sul paziente prevalentemente supporto, su terapeuti è tutta la parte di acquisition dei terapeuti, quindi li portiamo a bordo. Quando dite abbiamo 700 terapeuti, cosa state dicendo di fatti? Cosa significa? Allora, intanto abbiamo 700 psicoterapeuti, tutti i terapeuti di Serenis hanno terminato la specializzazione, hanno esperienza clinica in attività privata. Okay. Quindi una cosa su cui insistiamo tantissimo è la qualità delle persone che portiamo a bordo. E abbiamo un iter selettivo molto molto stringente, sono varie fasi, c'è prima uno screening del candidato, quindi dei colloqui, c'è un colloquio conoscitivo e infine poi c'è un colloquio clinico proprio con un terapeuta esterno. Ma voi dentro Serenis avete qualcuno che poi fa anche il terapeuta, che vi fa da consulente, oppure è tutto esternalizzato? Allora, la parte di colloqui, proprio per garantire un po' di imparzialità, esternalizzata. Giusto. Quindi ovviamente facciamo noi un colloquio conoscitivo perché vogliamo capire bene, esatto, se il profilo del terapeuta è in linea con i valori di Serenis. Mm-hmm. Quindi quella è una parte che ovviamente conosciamo noi perché siamo interni. Sulla parte clinica invece ad oggi è in mano ad un ente esterno. La domanda è: voi offrite un servizio digitale? Chiaramente no, c'è qualcuno che preferirà sempre comunque farlo dal vivo. Ci sono dei casi di pazienti che hanno bisogno di un confronto di persona, sono ovviamente dei casi rari, ma diamo ovviamente piena libertà terapeutica, quindi se ci sono dei casi di pazienti che devono essere trattati fisicamente, quella è una cosa che prevediamo, quindi è una cosa che il terapeuta ci notifica e noi ci attiviamo per inviare a determinate strutture sul territorio, perché ovviamente in Serenis un paziente che si trova in una parte geografica può fare terapia con, certo, una persona che io si trova in Sardegna, lei in Emilia Romagna. Cosa hai studiato per diventare head of operation di una startup? Io ho studiato economia aziendale, io ho passato in consulenza strategica e ho capito che non mi dava quella missione, cioè quel motivo per cui mi svegliassi ogni mattina
mattina felice, quindi mi sono appassionata tantissimo al mondo delle startup, però è da sempre che sono appassionatissima di benessere, di crescita personale, di supporto psicologico, benessere psicofisico. Per caso le mie strade sono incrociate con quelle di Silvia, perché è stata lei la prima che ho conosciuto. Io sono entrata esattamente un anno e mezzo fa. Serenis era nata da 6 mesi. Quando sono entrata io c'erano 100 terapeuti, adesso ce ne sono oltre 700, anzi forse meno di 100. È stato veramente, ho visto proprio come è cambiata tutta l'evoluzione del mondo terapeutico. Quali sono le difficoltà del tuo lavoro? Gestire tante persone, fare in modo che questa macchina, che è una macchina composta di persone, vada il più oliatamente possibile. Esatto, esatto. E nel pratico cosa fai? Guardo numeri, okay. Faccio analisi. La vera sfida di operations è definire dei processi che funzionano e soprattutto che rispondono a delle esigenze che sono sempre in evoluzione, perché un processo che avevi messo in piedi un mese fa con dei numeri, contando su numero di terapeuti, un numero di pazienti di un certo tipo, magari il mese dopo non è detto che funzioni di nuovo. Tra l'altro Virginia è anche una content creator che parla sui suoi canali proprio di benessere e benessere mentale, ed è anche per questo che lavora in Serenis. Una bella combo. Sono un sostenitore io dei content creator che aiutano le aziende, sono un valore aggiunto. Per capire però ancora meglio Serenis di preciso come funziona il servizio, la piattaforma, la tecnologia all'interno, ho parlato con Filippo, responsabile dello sviluppo di prodotto. Insomma, la ciccia. Filippo è una di quelle persone fidate che Silvia aveva già conosciuto in Pronto Pro, che è poi andato a lavorare appunto in Serenis. Tutto internalizzato lo sviluppo, no? Sì, è praticamente tutto internalizzato, tranne la parte di sito pubblico. Questo ci dà modo di concentrarci in realtà sullo sviluppo del prodotto, che è la parte fondamentale di Serenis, chiaramente. Non che non lo sia il sito pubblico, ovviamente, però è più complessa. Quali sono la parte tecnologica di software più importante? Paradossalmente una cosa che è poco tangibile, che è la possibilità di andare in produzione, quindi di rilasciare aggiornamenti con una frequenza che è molto molto alta. Non solo rilasciare feature o aggiornamenti importanti agli utenti, pazienti e terapeuti, ma anche bug, quindi segnalazione di un bug, e quella cosa viene risolta nell'arco di un'ora. Come funziona quindi Serenis? Serenis è di base molto semplice, nel senso che tutti gli utenti, pazienti in questo caso, effettuano un questionario iniziale, si è evoluto nel tempo questo questionario. Alla fine del questionario noi cerchiamo di suggerire, di dare come opzioni quelli che sono per noi i migliori, non solo in base agli input dati dal paziente, ma anche alle preferenze orarie espresse, il fatto che se uno preferisca avere un terapeuta donna, un terapeuta uomo, addirittura l'età. E addirittura l'età, anche l'orientamento della scuola, per esempio. Ciascuno sceglie un po' quello che vuole, c'è la possibilità di cambiare il terapeuta. Come dire, è difficile che trovi quella apposta per me. La cosa interessante vostra è che da un lato avete tantissimi terapeuti, dall'altro tantissime persone, per cui potete trovare il match perfetto. È interessante la parte dei dati, per due cose. Uno, come le gestite, no? Anche a livello di privacy, no? Perché da un lato sono dati molto sensibili, dall'altro lato sono fondamentali per voi. I dati sono tutti ovviamente storicizzati, ovviamente sono privati, tendenzialmente. Tieni conto che essendo poi un ambulatorio, quindi tutti effetti una struttura medica, abbiamo anche un altro set di normative che regolano oltre a quelle standard, quindi c'è tutto un processo di anonimizzazione, di accesso di quei dati, per cui possono essere letti solo da determinate persone che sono autorizzate. E cosa fai nella tua giornata lavorativa? Sfrutto la prima parte della mattinata per fare quelle cose noiose che però ti sei lasciato indietro il giorno prima, email da leggere, cose da aggiornare. Abbiamo sempre un meeting alle 10 con tutto il team di prodotto, o diciamo che c'è una buona parte di pair programming con gli altri ragazzi. Adesso è ancora tanto codice, però diciamo che è equamente diviso tra programmazione e gestione, quindi guardi la programmazione degli altri. Sì. L'ultima cosa che mi è rimasta da sapere è come ha fatto Serenis a crescere e qual è la sua strategia di crescita. Non è facile per un centro medico e per una startup che si occupa di benessere mentale, che è una cosa delicatissima, fare marketing e crescere velocemente. Per cui ho chiesto a Samuele, Head of Growth, cioè responsabile della crescita, la strategia di crescita. Diciamo che bisogna cercare di spargere il verbo, però in maniera diversa da tanti altri business. Nel senso che in questo caso bisogna scalare, ma parliamo di psicoterapia, è qualcosa che non possiamo dire inizia oggi subito. Oggi solo per oggi puoi guarire. Non è assolutamente questa cosa. Quindi bisogna farlo in maniera molto attenta e consapevole. E per esempio una cosa che abbiamo fatto è metterci noi per primi la faccia. Ho fatto psicoterapia, cercare di rompere lo stigma con l'empatia. È un qualcosa che porta alla crescita, perché se fai questo mestiere devi fare crescita. E nel pratico fammi un esempio. Diciamo che non facciamo solo per oggi 49 euro. Oppure processi di scontistica super aggressiva. Ad esempio quando proviamo un ADV nuovo, abbiamo delle metriche per valutare l'impatto che non sono il ritorno immediato, ma delle soft metriche, diciamo, per vedere che quello ha un grosso potenziale e lì proviamo a scalarlo. Ok. A differenza degli altri servizi non è che subito iniziano un percorso, magari devono pensarci un po' di più. Per forza. Una cosa che abbiamo imparato chiaramente è che è molto importante la trasparenza e dare informazioni. Quindi all'inizio, per esempio, cominciavamo a dare meno informazioni, si vedeva subito il calendario, potevi scegliere il momento che volevi, però era molto più importante, e l'abbiamo capito col tempo facendo degli esperimenti, cominciare a proporre subito quelli che possono essere i professionisti che Serenis ti consiglia. Il 60% degli utenti che sono in Serenis non hanno mai fatto terapia prima di Serenis. Non hanno mai fatto terapia? No. Okay. Quindi è un audience che, grazie a Serenis in questo caso, si avvicina al prodotto servizio, ed è un audience appunto che noi cerchiamo di migliorare ed aiutare.
Che percorso hai fatto per venire qua? Quando ero all'università volevo fare il critico cinematografico. Mamma mia. Ho iniziato facendo giornalista, mi sono avvicinato poi all'economia dei media, ho fatto marketing come specialistica, e ho lavorato in startup e in agenzie che lavoravano con startup. E ho fatto anche un master in data analysis, quindi ho preso mondi completamente diversi e li ho mixati. Prima ho lavorato in Credimi, che è un'altra startup che si occupava di finanziamenti digitali. Infatti, mi sa che la conosceva. Tutto l'opposto di quello che dicevo. Subito ora, soldi te li possiamo dare, clicca qui. Inizialmente ho lavorato a Mediaset, quindi una cosa completamente diversa dalla startup, invece in un certo senso, e poi tante agenzie di comunicazione. In questo imbucato dami sono veramente imbucato per bene. Ho parlato con i fondatori che mi hanno raccontato la storia, ho parlato con le persone che lavorano al loro interno, ho parlato del prodotto, ho scavato in fondo. Sono veramente soddisfatto di questo video. Mi ha dato tanto anche a livello personale, perché queste interviste in realtà le faccio quasi più per me stesso, per capire un po' come funziona. E più vado avanti, più riesco a capire praticamente come funzionano le aziende di vario tipo differente, specialmente le startup. E spero che questa stessa cosa la stiate imparando anche voi con questo format. Se vi va di provare Serenis e di iniziare un percorso di terapia online, vi consiglio di provare Serenis e di andare in descrizione. Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti e direi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!